Ma quanto è bella questa canzone di Tiziano Ferro, Valore Assoluto, alle 11:30 in punto, e sono molto contenta invece di collegarmi direttamente con Tenerife perché parliamo immediatamente intanto con la FIGILCAM, Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate, Arti Marziali. Dovete sapere che si trovano proprio a Tenerife. Anzi, facciamo una cosa, faccio dire direttamente a loro cosa sta accadendo perché c'è appunto, siamo pronti per parlare con Sergio Donati, presidente FIGILCAM, settore appunto Karate, e ancora Cinzia Colaiacomo, Polizia di Stato, Fiamme Ore, presidente Commissione Nazionale Giovanile Daniele Capuana, responsabile relazioni con le ambasciate e consolati appunto per la FIGILCAM. Abbiamo avuto modo in passato, qualche mese fa, anche di parlare di questo grande evento, di questi campionati mondiali di karate a Tenerife, e parliamo subito con Daniele Capuana. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie. Qui siamo a Tenerife, una straordinaria cornice con un palazzetto gremito da tutte le nazioni che vengono dal mondo. Ieri siamo stati ricevuti dal nostro console qui a Tenerife, la nazionale italiana si sta allenando, ha gareggiato, abbiamo già preso una medaglia. Diciamo che la FIGILCAM ancora una volta, insieme al presidente Donati, insieme ai tecnici, insieme a tutti i dirigenti, portano avanti quello che è il valore dello sport, in maniera particolare del karate. Ma che medaglia abbiamo preso? Così cominciamo un po' a parlare con i nostri amici in ascolto e a far sapere quale medaglia hanno preso i nostri amici della FIGILCAM. Quindi complimenti intanto. Abbiamo già conquistato una medaglia di bronzo, di questo parlerà meglio il presidente Donati, perché abbiamo un team carico di sport, ma anche voglia di poter vincere. E allora parliamo subito con Sergio Donati, così ci facciamo raccontare di questa medaglia appena ricevuta. Buongiorno, buongiorno, come va? Buongiorno, buongiorno. Ci risentiamo con Siamo a Tenerife, sì, Com'è ci l'atmosfera a sentiamo. Tenerife? Ah, l'atmosfera bella perché abbiamo ritrovato un pezzo d'Italia, ci sono molti italiani che stanno seguendo qui la manifestazione, quindi veramente abbiamo trovato un pezzo d'Italia in Spagna Che e siamo bellezza! molto felici. Stamani mattina abbiamo qui la giornata è molto bella, le prospettive sono positive. Stanno gareggiando i ragazzi del Catà, quindi stiamo andando avanti. So che le Se donne tutto stanno va andando bene, forti, le donne sono andate forti, vanno molto bene. sì. Abbiamo già un terzo posto a questo campionato mondiale che vede 1700 iscritti, 109 paesi, tutto il mondo, quindi diciamo che siamo molto, molto fieri di questi risultati e non è finita. In questo weekend contiamo di avere altre soddisfazioni per tutta l'Italia. Facciamo delle previsioni oppure siamo scaramantici, lasciamo stare, le facciamo dopo in caso. No, Va facciamole bene, dopo. va bene, va bene, va bene. Quindi ci auguriamo che continui a esserci sicuramente. Intanto voglio fare i complimenti alla nazionale, comunque alla vostra associazione, alla FIGILCAM, perché comunque fate tutto con grande amore, con grande passione. Questa secondo me è la formula vincente anche per andare avanti e per essere così forti come siete, in effetti. Vero, vero. Poi abbiamo un grande patrimonio di ragazzi, di giovani che stanno veramente crescendo bene e ci daranno delle grandi soddisfazioni alle Olimpiadi. Per questo stiamo lavorando. Perché nel 2020, ricordiamo, ci sarà un altro evento molto importante. Esatto, ci saranno le Olimpiadi di Tokyo e stiamo cercando di lavorare perché la qualificazione sarà molto difficile e dura. Però insomma contiamo che la scuola italiana di karate possa portare veramente a qualche medaglia alle Olimpiadi. Noi incrociamo Noi sempre ci tutto, ecco. Esatto. Quindi in bocca al lupo Bene. sicuramente, incrociamo l'incrociabile per la FIGILCAM e complimenti già per i risultati ottenuti perché l'Italia ha festeggiato già il bronzo mondiale, quindi complimenti. Salutiamo anche Cinzia Colaiacomo, Polizia di Stato Fiamme Oro, un pensiero anche da parte sua visto che è con voi, quindi la salutiamo. Eccola. Ecco che arriva anche un pensiero da parte di Cinzia Colaiacomo, le donne stanno andando forti e siamo contente. Allora, sì, abbiamo avuto, diciamo, una bellissima medaglia ieri con Carolina Amato, che è arrivata terza nella sua categoria, nelle forme. Le forme appunto sono una delle due specialità di karate.
il Kata, appunto le forme, e il Comité, il combattimento. Carolina ha riconfermato il suo grandissimo valore a livello internazionale. Già 2 anni fa a questa stessa competizione era giunta seconda al campionato del mondo. Quest'anno negli juniores prende appunto una bellissima medaglia di bronzo, arriva in finale di pool con la giapponese, purtroppo la giapponese ha avuto la meglio e lei si è dovuta accontentare suo malgrado di questa medaglia di bronzo, però diciamo che non si rende conto del grandissimo valore che questa medaglia significa per tutti noi. E poi la stessa giornata di ieri, invece, nella specialità del combattimento, abbiamo avuto 2 atleti che hanno fatto delle performance fantastiche. Uno è stato Matteo Landi della Lombardia e l'altro Rosario Ruggero della Campania. Tutte e due hanno avuto hanno dimostrato un grandissimo valore e adesso li vedremo quest'oggi in finale. Hanno avuto delle pool molto difficili con degli avversari molto molto agguerriti. È stata veramente una scalata difficile, però sono molto felice che sono giunti in finale e siamo felici anche noi. Sempre nel kata maschile, sempre appunto per quanto riguarda i cadetti, abbiamo Alessio Dinami e Friulano che purtroppo giunge quinto dopo una dubbiosa finale di pool con il giapponese. Ha fatto una gara veramente fantastica nonostante la sua tenera età. Quindi adesso quest'oggi abbiamo iniziato la gara con le squadre di kata e vediamo adesso appunto che cosa succederà. Sono sul parterre in questo momento la squadra degli italiani che si sta appunto facendo il suo turno contro la Malesia. Spero appunto che si possa passare questo turno molto difficile e poter poi andare avanti per conquistare appunto la medaglia. E allora aggiornatemi, fatemi sapere come andrà anche questo incontro, mi raccomando, così noi monitoriamo il tutto. Siamo quasi al termine, sentite appunto gli applausi della squadra italiana che sta qui tutta unita per fare il tifo la nostra nazione. Appunto di andare avanti. E allora ci sentiremo magari più tardi, mi aggiornerete, mi farete sapere come è andato l'incontro. Ringrazio Cinzia Colaiacomo, ringrazio Sergio Donati e ringrazio ovviamente il dottor Daniele Capuana. Grazie mille per essere stati con noi e forza azzurri! grazie infinito, e aggiungo grazie il lupo e grazie a voi tutti che ci seguite da casa. Grazie, allora sicuramente monitoreremo un po' la situazione. Per il momento noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo sempre in diretta con Studio 90 Italia.